parto io e allora è successo un botto di roba, ma allora fammi iniziare un attimo perché allora è successo un botto di roba, non è successo niente allo stesso tempo. Cioè, secondo me, questo diciamo è tutta, diciamo, cioè, è un inizio dell'avanzata della trama, ecco. Sì, così perché. Nel senso, ma non buttare dentro 50.000 Sì, informazioni. infatti, come ho detto, è successo tutto, non è successo niente. Che poi, allora, ci hanno fatto vedere l'inizio proprio, cioè, l'inizio è partito a bomba Sì. quando, diciamo, la terza guerra mondiale, no? Che era quella. Ma quella non è la terza guerra mondiale, secondo me. Lui era ancora molto giovane. Secondo me è poco dopo gli eventi che vedremo ora. Questo qua è un. Cioè, Dici? a me non mi pare grande là. Che c'ha la stessa età di qua. L'aspetto, ma al massimo può essere passato un annetto, due, così, ci può stare. Però a me non mi pare grande, sinceramente. Cioè, poi non ho capito, no? Quando ci ho fatto vedere Suzuma con la Kagarishina. Karishina, no? E cioè, lì è una cosa che è già successa, oppure diciamo è in tempo reale e poi Suzuma è ritornata. Cioè, che. Quando partono, vabbè, nel futuro, quando partono, quando parte Sì, con. Finalmente abbiamo visto la faccia di Mayurida un po' più grande. Da un bel po'. sì. Sì. Carino. Vabbè, comunque. Dopo loro che fanno? Non vanno nel 2010 loro, cioè in questo, diciamo, nella storia del presente. Ma vanno indietro nel tempo, nel 98 vanno. Poi vanno. In pratica, John Titor non è una persona sola, da come la fanno vedere qua. John Titor sono due, perché in certo caso hanno parlato del Millennium Bug. Sì. Quindi si sono ricollegati a John Titor. Sembra come. Cioè, nel 2000 si sono separati. Cioè, quindi in pratica loro ci stavano a far vedere cose. Cioè, tutto quello che è avvenuto è un casino. Nel senso, allora, loro vanno indietro nel tempo. Vanno prima nel 2000, tipo, no? Poi dopo, che succede? Nel 98 vanno. Credo. Prima nel 75 a recuperare l'IBM 5100. Poi vanno nel 98. Dopodiché nel 2000 si separeranno loro due. Capito? Sì. Ecco, e quindi. Cioè, quindi Suzua, dopo che ha fatto, dopo è andata a finire è andata nell'epoca in cui, diciamo, deve cercare, deve dire a Okarin che deve salvare Kurisu, in pratica, cioè nell'episodio 23B, diciamo. Cioè, prima ha fatto il viaggio, prima stava nel passato lei, e poi è andata nel futuro. In pratica, con la macchina del tempo, quella lì, si può andare avanti e indietro, ecco. Sì, E poi si. diversamente dall'altra linea. Esatto. Dove Chris Pio, diciamo, ma muore Mayuri. Cioè, lì sono solamente in avanti, poteva andare. No, sì, solamente in avanti. Sì, ma poi una cosa, cioè a me, mo che è questa qua che ha detto, una voce me l'ha detto che non si può fare, è un'altra matta. No, per me sta bambina è matta o è strana? Boh, non lo so, ma a me ti dico, inizialmente Cioè, secondo me sai che potrebbe essere pure. Cioè, potrei tipo una cazzata, tipo un agente del tempo, tipo, che ne so, tipo il tempo dice che sta cosa deve succedere per forza. Sì, la convergenza. Cioè, io penso che ha usato quella bambina come convergenza. No, la convergenza, come si chiama? Cioè, no, cioè, come l'effetto farfalla che è. Sì. Oddio, no, c'ha un nome sta cosa, oddio. La divergenza, ecco. No, È la convergenza, la divergenza. divergenza, La convergenza delle come macchine. Vabbè, showman. No, cioè, troppa roba, è un casino. Poi a me piace, diciamo, come. Cioè, ti dico la verità. C'è solo una cosa che non mi sta a piacere. Il fatto che stanno approfondendo, stanno a concentrarsi troppo su Karin. Cioè, non aspetta, non neanche tanto. Sì, Però, diciamo, vabbè. troppo sui secondari poco, molto poco. Cioè, tipo, che ne so, diciamo, Urushibara è secondario alla fine. Cioè, non proprio secondario, però. Pure cosa, pure Faeris, no? Che dovrebbe avere il ruolo più centrale, diciamo, perché lei c'ha un potere, che lo dicono nella visual novel, lei c'ha un potere, però nell'anime non è stato mai mostrato, quindi non lo mostreranno mai, perché sennò si crea l'incoerenza, diciamo. Capito? Non so che potere c'ha, non mi sono informato,
lo scopriremo leggendo se il manga dal punto di vista di Kuisu. Là lo scopriamo, credo. E poi c'è sta, vabbè, poi non so se ci hai fatto caso, quando Feiris ha detto che c'era un fantasma con le trecce che chiedeva ai passanti di una persona scomparsa, no? Che c'era quella leggenda, no? C'era una leggenda che praticamente c'era una ragazza con le trecce che andava a chiedere, Sarebbe Suzuha. Ma che sarebbe Suzua. scusa, ma perché non conosce Suzuha? Ah, No, però è ricorda. interessante. Vabbè, che è stato detto che c'era sta leggenda qua. Ah, in pratica Suzuha che cercava questa. Ho capito. Non lo so, mi ha lasciato confuso sta puntata. Cioè, non ci sto capendo. Poi questa qua, poi Poi comunque. facci caso, no? Facci caso. Sì. Cosa? Urushiwara. Ha detto Perin se poteva andare un attimo lì, no? Ci sta Cagari lì. Hai Ci sta Cagari lì. La visto? ragazza. Sì. C'è lei, sì, ho visto. Poi, ecco, una cosa, all'inizio. È notato quello là, che è il generale, non so chi è, quel tizio. Ma quello là che tipo che appare nella visione di Ocarin, che io non ho capito se lui vede il futuro, diciamo, sembra. Cioè, da quello che ho capito, vede il futuro lui. La precognizione come Bardock, cioè, praticamente pare. Sembra, eh. Cioè, a me mi sa, dalla voce, a me mi sembra tanto il padre De Kuisu. Cioè, sentite la voce? È uguale al padre, è quella del padre De Kuisu. Il doppiatore è lo Sì. stesso. E quello è il padre De Kuisu, sono sicuro. Cioè, e poi hanno detto pure al telegiornale che è scappato. Tipo le spade, non ho capito. Ci stanno problemi con l'espatrio. Cioè, non ho capito se è fuggito lui. Capito? Quindi, per me più avanti scapperà, succederà qualcosa, non lo so. Quella chiamata dove lui si spaventa, là, dove gli dice e risponde, cioè, Aspetta, sì, poi volevo parlare pure di questo, no? Cioè che c'è, vabbè, quella chiamata lì, diciamo, sì. cioè, il fatto che lui, diciamo, non si ricorda il fatto che poi ha richiamato subito Kuriso, cioè, lì pure, che cavolo è successo? Allora, lì secondo me, o le cose sono due, o è stupido, o è cambiata linea temporale, cioè, non lo so. Non, però non mi pare che ha cambiato linea temporale. Cioè, la linea temporale non è cambiata. Forse si è creata. Non te lo so dire. Senti, per me ci sta qualcosa che non va. Allora, nella prima puntata, mi sembra, ci stava al telegiornale. Perché queste cose del telegiornale bisogna starci attenti, secondo me. Quelle cose che ogni tanto mostrano la TV. Ci hai fatto caso? Sì. Hanno parlato di problemi di memoria, tipo di un virus che gira, che non ha ancora colpito il Giappone. Ci hai fatto caso sta cosa? Cioè, sembra un virus, una cosa tipo legata alla memoria, mi pare. Non mi ricordo. Bisogna andare a rivedere la puntata per capirlo. Cioè, qualcosa. Hanno parlato di qualcosa, di un virus che si sta diffonde, qualcosa. Cioè, non lo so, boh. Mi sembra come se qualcuno. Se poi, boh, si ammaleranno di qualcosa, qualcuno. Non lo so. È strano. Sto a capire Sì. niente. O forse, secondo me, questo fatto delle tante linee di universo. Secondo me non intacca soltanto alla gente, diciamo, c'è soltanto a Ocarina, questi qua, ma in generale a tutto il mondo. Penso tutta la gente del mondo comunque ha un clone di se stesso in un'altra epoca, se ci pensi. Quindi probabilmente tutti quanti hanno questi problemi, hanno queste cose, cioè, avranno allucinazioni durante il sonno, cioè, sogni strani fanno su altre linee di universo. Che ne so. Secondo me è tipo. Vabbè, secondo me sta cosa, cioè, hanno scambiato tipo déjà vu. Cioè, déjà vu per una cosa Déjà vu, reale. il déjà vu non devi più nominarlo perché non è una cosa proprio del tutto canonica. Secondo me, non devi tenere conto Vabbè, sta io déjà vu. perché non so come altro modo chiamarlo, capito? Cioè, adesso siamo così. Regensteiner, Reading Steiner. Comodino. Cioè, secondo me forse loro sapranno che roba è, cioè, questi qua che magari, cioè, però in televisione ti posso dire cosa simile, no? Sì, vabbè, in televisione sono un po' vaghi perché cioè, non si sa di preciso perché diciamo la tutta, cioè, penso che i telegiornali sanno che in realtà ci stanno tante linee di universo. Questo, esatto. Secondo me era che penseremo meglio Dalla nella prossima prossima. poi. Secondo te tu che pro e contro dai a sta puntata? Dai, fammela pro e contro, è più bello dei voti. I voti, alla fine si è salito tutti i 9, quindi.
9 a Allora, prescindere. i pro, diciamo, i pro è che finalmente stanno andando, cioè stanno cominciando, addio, andiamo avanti con la trama. Perché Ma in realtà ok, è non so. partito un po' a bomba, è partito a bomba, ma non proprio a bomba, proprio, non è che dico dal primo episodio è già partito proprio in ottava, è partito a bomba proprio piano piano. E questo È è andata a finito. rallentare un po', è andata a rallentare un po', diciamo. Eh sì, doveva raccontare un po' più particolari perché, cioè, io quando guardo Sense 8 in Zero, no? A me, cioè, non lo so, è come so tanti dubbi ancora, non ci capisco niente, cioè, vedo cose non chiare su alcune cose, boh. Cioè, se noi andiamo a vedere in 5 puntate hanno detto un casino di roba, cioè comunque c'è tanto, io quello che mi chiedo io, no? Mo in 5 puntate hanno detto un sacco di cose, hanno detto, e ne mancano altre 19, ne mancano, cioè aspetta, in realtà 4 non ne abbiamo viste le puntate, o sbaglio, fino a mo, quindi ce ne mancano 20, Sì, guarda. 20 puntate mancano, cioè, che può succedere in queste 20 puntate se mo hanno detto un sacco di roba? Cioè, nella prima stagione, che avevano detto 4 cavolate, sì, hanno fatto il viaggio nel tempo, in 5 puntate non è successo quasi niente, non è successo. Cioè, se vedevo Karin che faceva faceva un inchioma e basta. Cioè, non è che era successo più di tanto, sì, un po' il rapporto tra Curisio e lui, però la trama era lenta, lenta, lenta all'inizio, diciamo. Qua invece hanno detto un sacco di cose, quindi secondo me c'è di negativo dal punto di vista di mandare avanti alla trama, non è che c'è sta più di tanto, eh. Ci hanno detto, anzi sì. Infatti, no, vabbè, più che altro è che, cioè, dipende poi con me la storia, cioè, per adesso dico solamente che, cioè, proprio certe volte, cioè, mettono tipo, che ne so, ad esempio quella scena di Suzuha del Millennium Bug, no? Con quella frighetta lì, cioè, mi metti quella scena lì, sì, Afrighetta. ok, Afrighetta. vabbè. Non mi ricordo mai il nome, Oddio, cagari Shin. oh. Magari avevo la frichetta. Vabbè. Vabbè, comunque, magari, no? Cioè, mi metti quella scena lì, io dico, ok, sì. Quindi? E allora? E allora, E allora? È 60 minuti. nervoso, nel senso quando tagliano le cose, apposta perché ti lasciano quei dubbi, cioè ci vanno cammina mazza. Tutta roba buttata così. Cioè, proprio te rinco, cioè, te rie, la roba, poi te rincoglioniscono. Cioè, Vabbè, fatta apposta, eh. Se non ci fosse, non ci fossero queste cose, secondo me non sarebbe intrigante, dai, alla fine. Certo, un po' più chiarezza, sarebbe meglio. Cioè, non mettele, già mi hai fatto rimbambire con un sacco di roba, con un sacco di. Cioè, pure quel fatto, pure il flashback, cioè, la cosa all'inizio, tipo che se vedo Karin davanti a quello. sì, lo metti pure quello lì, no? Nervoso. Io dicevo, e quindi, no, non l'ho detto, e quindi, non l'ho detto, ho detto, cioè, come, quando succede, perché, che cosa è successo, cos'è tutto questo casino, cos'è l'improvviso, questa partenza d'episodio a bomba, che Oddio. qualcuno mi spieghi, aiuto, Poi lui si vabbè. aspetta, poi lui si ritrova davanti a Mao l'altra volta. Cioè, pare come cioè, prima una precognizione, diciamo, di quello che succederà. E poi dopo lui va a finire che si ritrova a letto, poi in realtà non si ritrova a letto, ma in realtà sta la cosa da Mao sul tetto lì sopra, diciamo, al laboratorio. Senti, no, ve la prossima puntata, va. Ecco, Vabbè, andiamo a. io le cose negative, cioè, secondo me, soltanto che devono approfondire più gli altri personaggi. Cioè, da un lato, ti dico la verità, a me non mi va che ne approfondiscono, perché male per dare puntata approfondimenti di altri personaggi, però. Diciamo che secondo me sarebbe doveroso farlo, anche se a me non Ah, mi annoia. devo dire un'ultima cosa. Sì. Vuoi come fa paura? A me no, a me sta sul cavolo, perché quando arriva lei succedono le peggio cose, eh? Quindi so già che succederà qualcosa che non va. Se deriva con quell'aria proprio. Sparate, ma sparate, cioè, ce la faccio proprio da depressa, sparate, dai, almeno. Quella donna è pericolosa. Sì, il più silenzioso sei peggio.
萌香です。